partito. Allora, parliamo di Erzu, una società della Versilia che si occupa di tutto il ciclo dei rifiuti, dalla raccolta di spazzamento, raccolta differenziata, fino alla valorizzazione, e da qualche anno ci occupiamo anche di un nuovo impianto che abbiamo appena rilevato e che è un vecchio TMB. Perché parliamo di TMB, di trattamento meccanico biologico? Perché questi impianti, che sono, diciamo così, ormai destinati a essere un residuato della vecchia industria del rifiuto, in realtà possono avere una seconda vita. Dove la trovano una seconda vita? La trovano questa seconda vita nella riprocettazione del ciclo di trattamento e indirizzando il recupero, quello che prima era, diciamo così, la produzione di CSS, adesso invece andiamo a recuperare i materiali, carta, plastica, legno, che sono ancora all'interno del secco residuo, ma che in un impianto ipertecnologico riescono a ritrovare nuova vita. Quindi più TMB nuovi, quindi meno CSS, più recupero di materia. Questo recupero di materia che ci permette di superare, diciamo così, anche la logica dei consorzi, ma andando verso un libero mercato, andando a produrre materie da prodotti o da rifiuti che fino adesso invece avevano solo quasi esclusivamente una destinazione o da discarica o termovalorizzazione. Bene.